Sta per volgere al termine il braccio di ferro tra l'asso calciatori di Damiano Tommasi e la Lega. Quest'ultima infatti tramite un'assemblea tenutasi quest'oggi ha aperto a ricomporre una situazione che rischiava di far saltare la prima giornata. In particolare la questione della famosa lista over era quella preminente. In questo caso l'assemblea ha deliberato di aumentare di una unità il numero dei calciatori fidelizzati in lista. La novità riguarda l'inserimento di un ulteriore giocatore fidelizzato, ovvero uno tra quelli bandiera o proveniente da settore giovanile. In sostanza il Catania, ad esempio, potrà inserire tra i giocatori bandiera anche uno tra Biagianti e Marchese. Verrà meno infatti il vincolo dei 4 anni consecutivi con la maglia del club. In questo modo i rossazzurri dovranno liberarsi di un solo elemento in eccesso nell'organico. Non considerando Khalil, che non sarebbe comunque stato inserito in lista, la scelta ricadrà necessariamente su uno tra Pozzebon ed Anastasi. Un passo di riconciliazione con i calciatori vista la lunga lista di svincolati creata dalla modifica della lista over. Si attende adesso la risposta ufficiale dell'organo interessato, ovvero l'asso calciatori, intenzionato ad incrociare le braccia per far sentire forte il grido di protesta. Ma la sensazione è che un passo importante sia stato fatto. Al tempo stesso l'assemblea ha anche annunciato regole più ferree sulla questione fideiussioni dopo le polemiche avvenute in seguito alla vicenda del Messina.